Pace e bene, cari amici, siete ancora all'ABC della Bibbia con Michele Corona. Siamo arrivati dunque alla quattordicesima puntata di questo piccolo corso di avvicinamento o di introduzione alla Bibbia. Allora, oggi di che cosa parliamo? Oggi parleremo dei Vangeli sinottici, cioè dei primi tre Vangeli che troviamo nel canone del Nuovo Testamento: Matteo, Marco, Luca e Giovanni, secondo l'ordine che troviamo nel Però canone. come sinottici sono solo Matteo, Matteo, Marco Marco e e Luca, Luca. pardon. Sì, certo. Sinottici, che cosa significa? E così spieghiamo perché abbiamo escluso Giovanni, o si esclude normalmente Giovanni. Sinopsis significa con l'occhio. Opsis è proprio l'occhio. Quindi con un solo occhio si riesce a leggere tutti e tre i Vangeli. E allora abbiamo parafrasato con parallelo, cioè parallelamente questi Vangeli posti su tre colonne, con delle parti che vedremo che sono proprie, però sono più o meno strutturati nello Cioè stesso si modo. Si assomigliano. assomigliano molto. Sono paralleli, non uguali, non analoghi, ma paralleli, possiamo dire simili, ma che hanno una medesima struttura. Ed ecco appunto sono Matteo, Marco e Luca nell'ordine. Rifacciamo vedere questa immagine delle tre elenchi del Nuovo Testamento secondo il canone, quindi secondo l'elenco, Abbiamo già visto la volta sì, certo, precedente. secondo i generi letterari. Quindi secondo la tipologia, infatti troviamo i Vangeli all'inizio, i Vangeli sinottici più atti, e poi secondo la data di composizione, secondo l'ipotesi che viene fatta dagli studiosi. E mi preme far notare come il primo, per Questa data, colonna? no, dico nella terza colonna, per la data, il primo libro sia, diciamo, quasi sicuramente la prima ai Tessalonicesi, ma non un Vangelo, proprio perché Paolo sente prima il bisogno di scrivere una Forse è meglio lettera, non perché? complicare il No, no, certo, però discorso. questo credo sia interessante appunto per vedere poi come i Cioè, per dire sinottici che non giungono. sono cronologicamente i primi scritti del Nuovo Testamento, Esatto, secondo esatto. almeno le teorie Sì, più ma alcune sono assodate ormai, accreditate. ormai qualche cosa possiamo dire che è sicura. Questa immagine invece mi pare interessante far vedere come antico e Nuovo Testamento, parte superiore e parte inferiore dello schermo, diciamo, abbiano degli elementi comuni, almeno come generi. Appunto, il Pentateuco, cinque libri e i Vangeli, che sono il cuore dei due testamenti, poi dei libri, diciamo, storici, cioè che narrano, hanno una narrazione riferibili a un tempo, libri storici da una parte e Atti degli Apostoli nel Nuovo, libri sapienziali, che trasmettono una certa modalità di gustazione, perché sapere in latino è proprio il gustare. Quindi come gustare la vita e il messaggio cristiano e le lettere paoline, deuteropaoline e gli altri autori mostrano questo, e poi dei libri profetici e nel Nuovo Testamento l'Apocalisse. Quindi abbiamo una certa corrispondenza, non credo forzata, no, non la forziamo più di tanto, però c'è qualcosa di simile, certamente. Ne ritorniamo ai sinottici. Torniamo ai sinottici, abbiamo visto una panoramica proprio per, torniamo anche a questo per far vedere come appunto i quattro Evangeli, ma i primi sono sempre sinottici a cui ora dedichiamo la puntata. Cosa intendiamo per questione sinottica? Questa è una questione molto antica, già i primi padri avevano questa idea, cioè vedere come mai alcuni, questi tre Evangeli sono simili, ma allo stesso tempo hanno delle parti proprie. E allora la questione sinottica è cosa molto semplice, il nome, in genere i nomi sono sempre un po' enfatici, le questioni sono abbastanza semplici, cioè abbiamo tre tipologie. Una, ci sono delle parti, degli episodi, delle narrazioni comuni a tutti e tre gli evangelisti. Quindi tutti e tre narrano lo stesso episodio. Ad esempio, la passione. La passione è una parte comune, logicamente il Ed è nucleo del comune Vangelo anche. a Giovanni, certamente. Anche se appunto c'è Sì. diversità, perché Giovanni pone molti più discorsi all'interno. Quindi, ma stando ai sinottici, abbiamo tre parti comuni a tutti e tre, oppure delle parti che sono non comuni a Marco, quindi non sono presenti nel Vangelo di Marco, ma sono comuni a Matteo e a Luca. E questa è, tutti conoscono, la fonte Q.
cosiddetta che, la cosiddetta fonte Q, che dobbiamo dire non esiste. Possiamo anche spiegare cosa vuol dire quella Q, che significa fonte stessa, in tedesco fonte. Quindi diremo fonte F per avere più facilità in italiano, non fonte Q. Ma dobbiamo dire che questa fonte Q non esiste materialmente, non abbiamo niente. È un'invenzione degli esegeti. Diciamo che è l'ipotesi più probabile, quindi magari qualche nostro amico che ci segue potrebbe avere un'idea migliore e finalmente sfatare la fonte Q. Però è certamente l'idea migliore, perché la domanda è questa: come fanno Matteo e Luca ad avere materiale identico non presente in Marco? Come hanno fatto e perché Marco non ce l'ha? E allora l'ipotesi è quella che ci fosse già una raccolta di detti, di episodi, a cui Marco non ha potuto attingere, che la comunità di Marco non conosceva, mentre le comunità di Matteo e Luca conoscevano questa fonte e quindi hanno attinto da Marco, che è il più antico degli evangelisti, e da questa fonte Q. E del poi, resto, scusa, del resto Luca stesso dice che ha fatto delle ricerche, certo, delle indagini, quindi avrà trovato del materiale che magari gli altri non era presente. Certamente. Appunto, qua facciamo un esempio, credo molto pregnante, nel terza parte, cioè ogni evangelista ha delle tradizioni proprie, che gli altri non hanno, sempre di questi tre. Per esempio Luca ha un episodio che tutti conoscono, anzi, diremo uno degli episodi più indicativi del cristianesimo, una parabola, e diciamo subito che parabola, che ha solo lui, ma nella tradizione cristiana è diventata la parabola di Gesù, cioè quella del figlio del prodigo, quella del padre misericordioso, è solo di Luca. Perché allora una parabola così pregnante solo Luca ce l'ha? Perché appunto gli evangelisti, come ricordava, hanno fatto delle ricerche, hanno avuto modo di chiedere a più persone, di attingere dai loro ricordi personali e, come Marco vedremo subito, attingere anche alla testimonianza diretta di alcuni apostoli che ricordavano più qualcosa meno qualcos'altro. Ed entriamo appunto nel Vangelo di Marco, lo mettiamo come primo, anche se nel canone il primo è il Vangelo di Matteo, ma lo mettiamo come primo perché ormai tutti affermano che sia il primo Vangelo scritto, il primo Vangelo che ha avuto una conclusione nella stesura. E sappiamo, questo è dato dal fatto che sappiamo che è scritto prima del 70, cioè prima della distruzione di Gerusalemme, perché nel libro non c'è nessuna immagine, nessuna allusione a questa distruzione, mentre gli altri tre hanno queste allusioni. Ecco dove sta, altrimenti potremmo dir tutto, dal niente non si possono sollevare delle teorie, però avendo tre che parlano della distruzione e Marco no, allora possiamo dire che è precedente al 70. La comunità che ha originato e anche destinataria di questo Vangelo, quindi che ha suggerito a Marco, che lo ha aiutato, che ha partorito con lui questo Vangelo, che ha fatto la gestazione, ha partorito, è una comunità di gentili, di gentes, cioè di goim, di popoli non ebrei, di pagani. Si diceva addirittura che fosse Roma. Anche Agostino aveva l'idea che il Vangelo di Marco era un Vangelo scritto per la comunità di Roma. Anzi, dicono anche che fosse segretario. Sì, Marco, sì, segretario, infatti abbiamo segnato segretario. No? Sì, sì, no, certo, questo, perché appunto questo è molto collegato. Segretario di Pietro, ha conosciuto anche Paolo, perché sappiamo negli atti, anzi addirittura ha anche litigato con Paolo. Sì, Paolo, perché certo nel primo viaggio missionario erano insieme con Barnaba, Marco, e Giovanni Marco. Sì, sì, sì. E poi a un certo punto alcuni dicono che abbia avuto nostalgia della famiglia, della mamma, e allora Paolo gli ha detto, beh, senti, ritornatene a casa tua, che stai lì a disturbare il nostro viaggio. Episodi normalissimi, normale. Certo. Segretario di Pietro, appunto, questo già Papia di Gerapoli parlava di questo, che fosse appunto segretario di Pietro, che abbia ascoltato la predicazione di Pietro e quindi anche i ricordi personali. Abbiamo a livello di linguistica interessante, una lingua parlata, una lingua con successivi e poi, come se appunto fosse una stenografia di una predicazione.
quasi che ascolta Pietro, qualcuno ha sempre supposto questo, ascoltava Pietro e scriveva, poi modificava qualcosa, perché nella lingua parlata sappiamo che spesso si fanno delle ripetizioni, quindi è necessario stendere, e poi questo termine paratattica, cioè una lingua senza molte subordinate. Cioè, una lingua coordinate. Sì, coordinate, punti, frasi semplici. Molto brevi, semplici. Il centro di questo Vangelo, sono solo 16 capitoli, ora vedremo la struttura, quindi il Vangelo più breve. Il più breve, molto, molto parco, un Vangelo di 16 capitoli che ha una parte preponderante, certo alla fine, questo è logico, ma sulla passione e morte di Gesù. Dei capitoli rispetto al resto della vita sono e poi manca abbondanti. Tutta l'infanzia. Manca certamente l'infanzia. Gesù incomincia quando comincia la vita pubblica. Sì, sì, immediatamente con la predicazione. La struttura, così entriamo in questo, la struttura, abbiamo il primo capitolo, i primi 15 versetti, il titolo è l'annuncio del Battista, poi una parte consistente, siamo tutti e tre i Vangeli saranno accomunati da questo, da un viaggio, da un camminare, tutte e tre. Abbiamo la prima, che è l'attività in Galilea fino a 8:26, poi da lì... La metà. 16 capitoli fino a 8, sono la metà esatta. Sì, sì, la metà in Galilea, nella Galilea delle genti, la Galilea pagana, quella un po'. La parte centrale fino a 10:52 è il viaggio verso Gerusalemme, siamo ancora in cammino, e poi giunti nell'undicesimo capitolo a Gerusalemme avvengono tutti i grandi eventi, anche il grande discorso, quello che viene chiamato il discorso apocalittico, e poi gli eventi della passione, della morte e della resurrezione. Entriamo nel Vangelo di Matteo, scritto sicuramente, poi questi aggettivi bisogna sempre tenerli un po' in... prenderli con le pinze, ma diciamo scritto presumibilmente dopo il 70, quindi sempre dopo quel terminus che abbiamo dato, scritto per una comunità giudaica, forse dell'Antiochia, della Siria, questo non sappiamo, ma sicuramente giudaica, perché ci sono tantissimi riferimenti alla tradizione ebraica, alla tradizione cultuale, e spesso non vengono spiegati, cioè non viene data una traduzione. L'autore Matteo, Levi, quello che stava al banco delle imposte, l'originale è un originale ebraico, che non abbiamo, molti lo hanno supposto appunto per l'abbondanza di termini ebraici che ci sono all'interno, e poi è intessuto di discorsi spesso, come dire, diciamo polemici, spesso ci sono delle accezioni che sono di polemica nei confronti anche di tradizioni ebraiche, sembra che Gesù, appunto Gesù è il grande maestro e si rivolge alla sua tradizione coeva in modo un po' pungente spesso. I cinque discorsi, lo abbiamo anticipato prima, ma lo ribadiamo, i cinque discorsi sono: uno, il discorso della montagna, quello famoso, il discorso missionario, il discorso in parabole, dove troviamo veramente molte parabole, quelle sul regno, ad esempio, il regno è simile, il discorso ecclesiale, o il discorso della comunità, e infine il discorso escatologico, cioè il discorso riferito alle cose ultime. La struttura di Matteo, anche questa, come vediamo, in cammino, la venuta dell'Emanuele, quindi tutti i discorsi dell'infanzia, ecco, ciò che non trovavamo in Marco lo troviamo in Matteo e in Luca, l'annuncio del regno in Galilea, poi i viaggi che vengono compiuti da Gesù e gli eventi finali a Gerusalemme, con l'ultimo capitolo, il 28esimo, della risurrezione. Nella slide vedremo come i discorsi sono intessuti all'interno di queste tre parti. E poi ci apprestiamo a concludere guardando l'ultimo dei Vangeli sinottici, cioè il Vangelo di Luca, anche il suo scritto dopo il 70, ma pare un po' più tardivo, per una comunità di lingua greca. Uno degli episodi, per esempio, dello storpio che viene calato dal tetto, lui dice che vengono spostate non le frasche come Matteo, che conosce la tradizione bene, la tradizione giudaica, che ci sono le frasche, ma vengono spostate le tegole, tipico della tradizione greca. Luca il medico, certo, l'annuncio è fatto in due atti, con il Vangelo da una parte e gli atti degli apostoli dall'altra. Che Luca fosse un medico non risulta dal Vangelo. No, non risulta dal Vangelo, ma la tradizione. Ha portato. Ma certo, anche non solo medico, ma anche pittore. Sì, perché per l'immagine di Maria. Lui a dipingere l'immagine della Madonna. Sì, sì. E poi, ecco, questo si evince dalla lettura di questo Vangelo, è una comunità in tensione,
per problemi missionari. Ci sono varie problematiche, bisogna aiutare la comunità. L'opera lucana, brevemente, il Vangelo come annuncio di Gesù, mentre gli Atti degli Apostoli sono la testimonianza di una Chiesa ideale. Si chiede alla Chiesa che cammini secondo ciò che viene tracciato dagli Atti degli Apostoli, anche se spesso Luca non risparmia gli episodi più difficili. Un cammino unico di fede per il discepolo, non solamente con Gesù, ma anche dopo Gesù si continua a camminare. Questo cammino continua appunto in questa struttura del Vangelo, i Vangeli dell'infanzia preponderanti, qua molto particolareggiati, un ministero in Galilea, in Samaria e verso Gerusalemme e in Gerusalemme, quindi abbiamo sempre questa dinamica e questo moto discendente dal nord al sud della terra. Il Vangelo di Luca si percepisce meglio proprio la dimensione del viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, è chiamato più spesso. Sì, 9, anche 5... tutto il materiale è come dire, inserito lungo questo viaggio. È lui appunto che dice, e a un certo punto Gesù mise la sua faccia dura come pietra e si indirizzò verso Gerusalemme. E concludiamo con la struttura degli Atti, che fa appunto da pandan, da cornice anche a ciò che abbiamo detto prima, e cioè i primi 5 capitoli, la comunità di Gerusalemme. Se col Vangelo siamo andati da nord, dalla Galilea pagana a sud, al centro del giudaismo, gli Atti degli Apostoli fanno l'inverso, ma non più secondo un movimento, diciamo, unico, ma concentrico, allargatorio, si allarga appunto da Gerusalemme verso Antiochia, e poi Paolo prende verso Antiochia di Siria. Paolo prende ormai la sua vocazione, la sua missione di andare verso i gentili, e si sposta con i suoi viaggi missionari e conclude con l'apostolo delle genti, che diventa prigioniero e arriva fino a Roma. Non si narra la morte di Paolo. Conclude, gli Atti degli Apostoli concludono appunto con questa figura di Paolo. Bene, grazie Michele, ci diamo l'appuntamento alla prossima lezione, e a tutti i nostri amici auguriamo di nuovo e francescanamente pace e bene.